Iniziamo questa sera questo primo ciclo di tre cicli di incontri, come tutti gli anni. Faccio tutti gli anni la solita introduzione, quindi prendi e leggi, e da un po' di anni in questa parte analizziamo questo primo ciclo dei testi apocrifi dell'Antico oppure del Nuovo Testamento. Abbiamo iniziato lo scorso anno a prendere in considerazione uno degli scritti apocrifi più importanti dell'Antico Testamento. Si chiama dell'Antico Testamento perché si rifanno questi testi a personaggi che sono o dell'Antico o del Nuovo. Il personaggio di Enoch è un patriarca anche di Lubiano, e quindi siamo nell'Antico Testamento, e a lui tutta una serie di letteratura, una letteratura anche ampia si rifà, che è stata raccolta da varie tradizioni, inizialmente la tradizione ebraica, in aramaico, poi successivamente in greco, ma soprattutto in etiopico, perché di fatto è in particolare la tradizione etiopica che ci ha preservato la raccolta più ampia di Enoch. In sé sono tre raccolte, il primo Enoch, il secondo e il terzo Enoch, etiopico, slavo ed ebraico. L'ebraico però è dell'epoca dopo Cristo. Ripeto, il più ampio, quello più attestato, e quello anche più antico e il più studiato è il primo Enoch, che è stato conservato integralmente dalla tradizione etiopica, che lo ritiene esattamente un testo canonico, quindi un testo ispirato. Noi riteniamo il resto dei libri del Nuovo Testamento, Tradizione Etiopica, Canto, Libro di Giubilei e altri testi, ha anche il libro di Enoch per intero. Abbiamo visto lo scorso anno il primo, prima sezione di questo libro di Enoch, perché la tradizione etiopica l'ha consegnata praticamente divisa in cinque libri. Si parla di Pentateuco enochico. Il primo libro è questo libro dei vigilanti, che come ricorderete ci racconta relativamente a un tema molto importante, che è quello della origine del male. Quindi questi angeli vigilanti, quindi gli angeli della presenza, gli angeli poi anche cacciati dalla presenza. Nella relazione di esplicitazione, dove possa venire la malvagità che precede addirittura l'umanità stessa, ecco che queste creature angeliche sono divenute ad un certo punto della storia del giudaismo un luogo di interessante osservazione per un tentativo di spiegazione dell'origine del male. Abbiamo analizzato con calma tutto questo testo, che ci ha condotti dal primo capitolo al 36esimo capitolo. Poi segue nella tradizione etiopica un secondo libro che è l'oggetto del nostro corso, che viene chiamato il libro delle parabole, poi lo presenterò. Poi, sempre la tradizione etiopica, segue un terzo libro che va dal capitolo 72, quindi questo giunge fino al capitolo 71, dal capitolo 37. Il terzo libro è quello dell'astronomia, è tutto concentrato su calcoli astronomici, un libro un po' pesantino. Però il fatto che ci sia un libro dedicato proprio al corso stellare, corso celeste, soprattutto degli astri maggiori, che sono il Sole e la Luna, in relazione alla configurazione di un calendario, questo ci fa capire quanto importante potesse essere questo argomento nel giudaismo del secondo tempio. Segue poi dal capitolo 83 al capitolo 90 il libro delle visioni, oppure il libro dei sogni, e l'ultimo è l'epistola di Enoch, che va dal 91 al 105. Quindi questi sono i cinque testi, poi abbiamo degli appendici dal 106 al 108. Sono i cinque testi che vanno a costellare la successione in progress del manoscritto che è stato rinvenuto proprio nella tradizione etiopica alla fine del 1700, che fa un po' da base poi anche delle traduzioni dall'etiopico. Ecco, va detto subito però che questa impostazione, ve l'avevo già ricordato lo scorso anno, ma lo ripetiamo adesso, questa impostazione di cinque libri è un'impostazione non antica, cioè non è quella originaria. Perché se il libro dei vigilanti che abbiamo analizzato lo scorso anno può vantare un'antichità significativa, perché con molta probabilità è la prima parte redatta del Pentateuco enochico e risale ad alcuni secoli prima di Cristo, probabilmente quarto, terzo secolo prima di Cristo, e quindi queste immagini,
questi dibattiti sugli angeli decaduti, che noi rintracciamo anche in alcuni frammenti, un frammento particolare del libro della Genesi, al capitolo 6, versetti 1-4, il racconto che abbiamo analizzato dei figli degli dèi che si uniscono alle figlie degli uomini e danno vita ai giganti. Ecco, questo è dentro anche nel testo biblico, significa che è una tradizione anche ampiamente attestata. E questo testo, tra l'altro, presente anche nel libro dei Giubilei, che sappiamo che è collocato nella prima parte del secondo secolo, quindi questo testo di Enoch, del libro dei Vigilanti, è quello che più ampiamente sviluppa tutta questa tradizione, questo mito degli angeli decaduti. Quindi è la prima tradizione questa. Ora, a Qumran abbiamo ritrovato nella quarta grotta anche alcuni manoscritti, per sé sono pochi, sono quattro manoscritti frammentari chiaramente, che sono sei, che sono, che sono o piccoli frammenti oppure qualcosa un po' più ampio, che sono stati tradotti e collocati in relazione al testo di Enoch, ritrovato più ampiamente invece rispetto al libro dei Vigilanti, cioè del primo libro, e questi frammenti sono detti essere parte di un altro libro che viene chiamato il libro dei Giganti. Ve l'avevo accennato l'anno scorso, non so se vi ricordate, tra le tante cose. Allora, il libro dei Giganti pare che sia uno sviluppo antico del libro dei Vigilanti, cioè vorrebbe dire in pratica che come gli angeli decaduti, che sono quelli che partono dal cielo, decadono a motivo del fatto che si uniscono alle figlie degli uomini, quindi rompono il piano di creazione che il creatore è il creatore, la creatura è creatura, ma si uniscono sessualmente, l'ambito diciamo creazionale celeste con l'ambito creazionale terrestre, quindi c'è questa unione sessuale che produce che cosa? Questo mito dell'origine del male, però il frutto di questa unione sessuale sono i giganti. Quindi capite che i giganti sono quelli che vengono fuori dall'incrocio ibrido della natura celeste immortale, si diceva, non eterna ma immortale, e la natura terrestre che invece è presentata come mortale. Allora, i giganti portano in sé questo ibrido tra terra e cielo. Ecco che a Qumran abbiamo trovato questi cinque manoscritti che presentano molto verosimilmente la spiegazione di che ne è di questi figli di coloro che sono stati sprofondati nella terra e sono questi angeli decaduti. Ecco, questi sono all'origine anche loro del peccato che si diffonde nell'umanità e che produrrà che cosa? Produrrà il diluvio universale. Allora, il mito sta ad indicare che il diluvio universale è funzionale a purificare la terra anche rispetto al prodotto del peccato. Poi il peccato però riemerge di nuovo e si anda a capo, perché è sempre così tutta la storia della protologia, tutta la storia delle sfide dell'origine del male. Devono sempre puntare a una risoluzione, cioè in termini escatologici a una salvezza, quindi a una risoluzione. Però abbiamo tante protologie, tante escatologie nella Bibbia, perché è un continuo, un andirivieni continuo tra problema creato, risoluzione, si riparte e quindi di nuovo salta fuori un altro problema, si riparte, eccetera, eccetera. Un po' la nostra storia non è che sia molto diversa. Non ho l'impressione che anche la politica italiana sia diversa rispetto a protologie ed escatologie. Ecco, addirittura qui siamo una valle di lacrime, va bene, insomma, se ne uscirà. È immortale anche questo, esatto. Ma comunque se andiamo all'altra parte del mondo è la stessa roba. Quindi sono dei cliché che si ripetono sempre nella storia. Invece approdando. L'importante è non rompere troppo le scatologie. No, bello, bisogna guardarsi profondamente da questo, bisogna essere vigilanti su questo. E invece, quindi tenete presente che a Qumran probabilmente seguiva al libro dei Vigilanti il libro dei Giganti, cioè per concludere in pratica tutto il discorso mitologico. E quindi significa che il secondo libro, dopo Vigilanti, non era il libro delle parabole, anzi va anche detto che di tutti questi libri, curiosamente, del libro delle parabole non c'è traccia a Qumran. Pertanto gli studiosi, sia a motivo del contenuto,
del libro delle parabole che adesso analizzeremo sia motivo dell'assenza assoluta di frammenti di manoscritti di questo testo, sono in aramaico questi testi, quindi non in ebraico, a Qumran, pensano che il libro delle parabole sia stato redatto successivamente, sia l'ultimo dei testi redatti di questa raccolta enochica che ad un certo punto viene riplasmata e fatta funzionare come fosse un pentateuco, prendo l'idea. Allora, la redazione di questo testo, del libro delle parabole, gli studiosi la collocano nel primo secolo e diciamo che coeva la nascita del Nuovo Testamento, probabilmente precedente, secondo gli studiosi, all'Apocalisse di Giovanni e conoscendo il fatto, noi metteremo bene in evidenza questo aspetto, che si condivide tutta una serie di elaborazioni immaginifiche tra il testo dell'Apocalisse di Giovanni e questo testo del libro delle parabole. Vedremo già da quest'oggi un punto speciale, particolare di questo testo, che è la figurazione del cosiddetto figlio dell'uomo, che è fortemente presente nel Nuovo Testamento proprio in relazione alla letteratura evangelica e poi anche alla letteratura apocalittica. La figura del figlio dell'uomo, dove rientra nei testi evangelici, è quasi sempre con finalità apocalittica, pertanto che noi lo ritroviamo presente anche in questo testo del primo secolo, dobbiamo cercare di stabilire una forma di progressione, anche di dipendenza, tra il testo fondatore di questa figura, che pare essere il libro di Daniele, che invece è collocato probabilmente alla fine del secondo secolo avanti Cristo o nell'ambito del primo secolo avanti Cristo. Questo è un po' il quadro di articolazione, diciamo, intertestuale che dobbiamo cercare di far funzionare nella lettura di questo testo. Si chiama Libro delle Parabole perché dopo una prima introduzione che è fatta dal capitolo 37, come vedete occupa pochissimo spazio testuale, noi approdiamo proprio all'indicazione dell'autore del testo che vi suddivide il materiale esattamente in tre parabole. Poi cercheremo di capire. Allora io faccio così, vi leggo subito questi cinque piccoli paragrafi che hanno a che fare con questo capitolo 37 e arriviamo poi alla divisione complessiva di tutto quanto il libro delle parabole. Dice il testo: seconda visione, visione di saggezza che vide Enoch, figlio di Jared. Allora, questa seconda visione non è facile da capire in relazione a che cosa può essere collocata questa seconda visione, però se c'è un'attività redazionale in etiopico e che viene collocato come di fatto secondo libro al seguito del libro dei vigilanti, allora può anche essere che questa seconda visione possa riferirsi a questa azione di tipo redazionale, nonostante, ripeto, che sia un testo secondo gli studiosi. Io dico la verità, non ho la competenza di poter criticare la posizione degli studiosi, perché quando mi permettono di criticare delle posizioni perché ho acquisito la competenza di poter entrare in dibattito, ma mi mancano troppe cose, dovrei fare una ricerca testuale, conoscere la lingua originale, cioè l'etiopico, analizzare i testi che sono rimasti da Qumran, poi analizzare le testimonianze anche greche, cioè è tutto un lavoro che è di pochissimi al mondo e ancor di meno in Italia, quindi è proprio una competenza molto molto specifica. Io vi offro più o meno quello che recepisco per il piccolo studio che riesco a fare sull'argomento e cerco di mettere del mio nel commento in base alle conoscenze che ho del giudaismo e quindi cerco di fare interagire questo testo rispetto alle altre testualità. Quindi vi dicevo che questo testo, verosimilmente essendo tardo, però viene inserito qui. Dice seconda visione, visione di saggezza. Allora tenete presente che se dice visione di saggezza, come vedrete poi nel testo, emergerà l'elemento della sapienza e della saggezza. Quando emerge il dato della saggezza, tenete presente che questo termine è un termine tipico per questo tipo di letteratura, che noi di solito chiamiamo apocalittica, perché questo è un tipico testo che viene definito apocalittico, tutto regno etiopico,
ma questo del libro delle parabole ancor di più ha dei tratti tipicamente apocalittici, perché hanno a che fare con uno sguardo rivolto al futuro, legato al tema del giudizio, legato al tema anche della distruzione, con l'intervento preciso del personaggio mediatore che media esattamente il giudizio di Dio. Ecco, allora, quando si parla di testi apocalittici, sovente ritroviamo l'elemento sapienziale, e questo aspetto è curioso, perché generalmente i testi sapienziali sono stati qualificati come dei testi che hanno dei loro sizilleve un po' particolari, che sono sizilleve scolastici, sono quelli della famiglia dove il padre istruisce i figli sulla sapienza, possono essere anche contesti di corte, volendo anche templari, quindi sono stati studiati dagli studiosi, appunto, che hanno focalizzato l'attenzione sui testi di sapienza. Però i testi di sapienza non sono mai stati studiati direttamente in relazione ai testi apocalittici, cioè la letteratura apocalittica in genere viene studiata in analogia con la letteratura profetica, perché si avverte che c'è un giudizio sulla storia rivolto al futuro, e diversi libri profetici vetero-testamentari hanno giudizi analoghi sulla storia rivolti al futuro. Quindi la letteratura apocalittica viene tradizionalmente collocata in relazione alla letteratura profetica come una forma di cappello aggiuntivo alla letteratura profetica. La cosa curiosa è che i testi più prettamente apocalittici dell'Antico Testamento configurano invece dei personaggi sapienti, cioè il testo, per esempio, che scimmiotta il nostro testo nel libro delle parabole, che è il libro di Daniele, presenta il personaggio Daniele come un sofosco, un saggio a Babilonia, è un esperto anche di sortileggi, di magie, batte tutti i maghi babilonesi, batte tutti gli astrologi babilonesi, quindi mette assieme tutte quelle tipiche competenze divinatorie che appartenevano alle culture vicino Oriente Antico. Allora, è curioso che l'esperienza relativa alla sapienza è un'esperienza tipica di chi possiede delle conoscenze che vanno oltre le conoscenze umane, che sono quelle tipiche conoscenze che afferiscono il mondo divino, capite? E come faccio a rubare queste conoscenze da Dio? È necessario che il mediatore sia in contatto col divino. Ecco allora che nasce un concetto di sapienza che sembra non andare più d'accordo al concetto di sapienza che invece parte proprio dall'esperienza, della quotidianità, così come è trattata dagli studiosi quando studiano, che ne so, prendi in mano il libro di Siracide, il libro della sapienza, il libro di Giobbe, avete l'impressione di stare lì, insomma, sul pezzo, di stare sul pezzo della sfida della storia, della quotidianità, del dolore, quello che volete voi. Invece qui hai l'impressione che sia, insomma, a che fare con i cartomanti, a che fare con qualche paragnosta, con qualche astrologo, so io, il nostro amico lì, come si chiama, Mauro Risolve, che mette il suo numero, puoi telefonare, insomma, per avere qualche suggerimento, ecco, da questi che vedono il futuro, eccetera eccetera. Come c'erano in antichità, ci sono anche oggi, e come erano criticate in antichità, sono criticate anche oggi. Allora, come mai questo ingresso della categoria della sapienza con tutte queste modulazioni che sembrerebbero molto lontane dalla letteratura sapienziale? Il problema, sapete qual è? Il problema è più tipico degli studiosi, non è il problema nella formazione di questi testi, che a un certo punto c'è stata una divisione tra loro. Io ritengo che più la nostra categorizzazione, che ha spaccato il concetto di sapienza rispetto al concetto di apocalittica, rispetto al concetto di profezia, rispetto al concetto di storia, eccetera eccetera, siamo noi che abbiamo categorizzato con generi letterari delle scuole di pensiero, quindi abbiamo proiettato su quel mondo, a partire da generi letterari, dei contesti vitali o delle maestranze o delle scuole di pensiero, quindi capite che produciamo una specie di storia del pensiero in base a quello che noi recepiamo, soprattutto un modello debitore alla categoria di genere letterario. Questo è un po' pericoloso, perché ritengo invece
che il contesto creativo di tutto questo tipo di letteratura, che ha a che fare con la sapienza, cioè con la valorizzazione altissima della Hokmà, è un contesto scrivale e di tipo sacerdotale sostanzialmente. Quindi l'ambito preciso entro il quale viene elaborato questo, come dire, questa apertura di fronti nuovi, che significa aumentare sempre di più il fondus della sapienza, della conoscenza, delle cose segrete, delle cose esoteriche, quindi io vado ad incrementare il livello delle conoscenze. Tutto questo aspetto è un aspetto che viene a crescere soprattutto dall'epoca persiana in poi, e diventa l'investimento, il business più importante delle culture allora. Non è un caso che l'impero strategicamente più avanzato, che è quello di Alessandro Magno, nel riorganizzare tutti i possedimenti, ad un certo punto comprende che o si investe culturalmente su una raccolta di conoscenze, di informazioni, date ormai dei libri, dei rotoli scritti dalle varie culture, se no sei schiacciato dagli altri. Allora questo fiutare che chi più possedeva banche dati più era forte, non è un'invenzione di internet, ma è un'invenzione proprio dell'epoca, soprattutto in particolare di Alessandro Magno e poi dei suoi diadochi, possiamo dire gli Attalidi e poi anche dei Tolomei, che intuiscono quanto era importante raccogliere questi beni di civiltà. E quindi l'idea delle biblioteche, della scrittura che potesse conservare questi beni di civiltà, diventa effettivamente un investimento sempre sempre più alto, e diventa il vero business, diventa il controllo del pensiero, diventa la possibilità di poter avere una cultura superiore alle altre culture, e nasce una forma di battaglia culturale tra le varie culture, che non è poco, perché è la stessa cosa nella quale per esempio il mondo oggi globalizzato si è trovato di fronte, perché vede che la concorrenza si è squilibrata tutto a motivo della globalizzazione. Finché non c'era la globalizzazione, che ogni realtà viveva per conto suo, le economie erano locali, ma appena si sono aperte le frontiere e si è debordato da questo punto di vista, è saltato il sistema. Ora è saltato il sistema ad un livello tale che ha prodotto un nuovo modello di comunicazione che prima era sconosciuto, che è quello, ripeto, della rete. E allora ha fatto saltare il sistema. Ma quando invece il modello di comunicazione non era neppure quello del libro, capite? Cioè arriva il libro che inizia a comunicare, trasportarti le conoscenze, tu le raccogli, è chiaro che lì allora comincia una forma di globalizzazione dell'antichità, e questo produce che cosa? Produce il business delle conoscenze. Chi più conoscenze ha, più possedimenti ha, più potere ha. Ecco, questo che volevo dirvi. Quindi il tema della Hokmà, della sapienza, diventa esattamente il business della conoscenza. E chi può pretendere di avere il maggior numero di conoscenze? Chi ha quelle conoscenze divine, capite? E quindi si sfrutta tutta la sapienza di quelle culture, da Babilonia fino all'Egitto, ma probabilmente bisognerebbe andare anche sul Gange, cioè anche in India, perché cominciano a comunicarsi anche queste conoscenze dell'Estremo Oriente, proprio catalogare, classificare le conoscenze celesti. Quindi capite che è tutta una questione di sapienza. Allora l'astronomia, l'astrologia è per eccellenza la disciplina che studia la sapienza, perché è quella che conosce la sapienza che viene da Dio, che viene dal cielo. E i testi sapienziali queste cose le sanno benissimo. Siamo noi che con le nostre patulie anche, che non vogliono riconoscere il modello antico della relazione di conoscenza che era olistica e quindi doveva decodificare la conoscenza divina. Noi abbiamo questa forma come esegeti che dicono di essere scientifici, come scientifico come approccio, che è quello di essere infastiditi a tutti quegli approcci invece esoterici, approcci che hanno a che fare con l'astrologia. Allora un biblista mediamente rifiuta tutte queste cose, ma è un problema suo.
non è un problema di queste culture. Queste culture si muovevano, ci sguazzavano alla grande, anche la cultura biblica ci sguazza alla grande dentro questi modelli di conoscenza. Siamo noi che abbiamo cassato questi modelli di conoscenza. Allora è per questo che tutto questo sproloquio, per dirvi che i modelli nostri, della nostra esegesi, dei nostri storici del pensiero, ci hanno detto che questa letteratura apocalittica è una letteratura estromessa dalla letteratura invece quella fondamentale, che è quella che era tenuta in mano, che ne so, dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, invece questa è esoterica, per cui non entra nel canone, perché eccetera eccetera. È quasi percepire che fosse una letteratura eterodossa questa, quindi è come in contrasto con la letteratura mosaica. Sappiate che la teoria maggioritaria della letteratura enofica, ve l'ho presentata l'anno scorso nell'introduzione, è quella che ritiene che il Pentateuco enochico sia contrastante con il Pentateuco mosaico, quindi la figura di Enoch è versus Mosè, quindi è contrastante la figura di Mosè. La faccio uno studio serio su questo, ritengo invece che non sia per nulla contrastante alla figura di Mosè, cioè è più una ideologia nostra, un sistema costruito da parte nostra, da una scuola di pensiero che tra l'altro afferisce proprio alla tradizione italiana, quella di volere vedere esattamente la letteratura enochica come polemica nei confronti della letteratura mosaica. No, erano strategie diverse di carattere comunicativo nate presso i circoli sacerdotali che afferivano tutti alla Gerusalemme, al Tempio di Gerusalemme. Allora, dentro questo contesto nascono dall'epoca persiana fino all'epoca ellenistica, oltre a questa all'epoca romana, tutta una testualità, chiamiamola esoterica, sapienziale esoterica, quindi di gestione di una conoscenza che pochi potevano decrittare e potevano quindi comprendere. E questo, tutto questo vi ho detto perché vedete che questa espressione visione di saggezza ha a che fare esattamente con il vedere, e qui, come dice l'Apocalisse, bisogna metterci la testa per capire, bisogna metterci la sapienza per decodificare. Quindi, che vide Enoch? Di Enoch non dico più niente perché abbiamo già detto la volta scorsa, ma vi fa subito una genealogia. Come vedete, la genealogia di Enoch è al contrario, cioè ascendente, perché dice figlio di Yared, figlio di Mahalel, figlio di Kenan, figlio di Enosh, figlio di Set, figlio di Adamo. Quindi l'interesse di questo incipit è quello di ritornare al figlio di Adamo, il quale è figlio di Dio, potremmo dire, cioè perché è creato da Dio, quindi di dire che in pratica che lui è l'erede di che cosa? Delle conoscenze dell'Eden, perché il vero problema è chi ha ricevuto le conoscenze di Adamo, che Adamo è l'unico che è stato in contatto diretto con Dio sulla terra, capite? Allora Enoch porta con sé le conoscenze che vengono dall'esperienza di essere stato in contatto con Dio sulla terra di Adamo, ma Enoch ha il vantaggio anche di verificare queste cose dove? In cielo. Vedete, quindi Enoch è l'uomo di mezzo tra l'uomo dell'Eden, potremmo dire il collegamento con Adamo, che attraverso di lui le conoscenze arrivano a Enoch, ma anche direttamente in contatto con il divino del cielo. Questo è l'inizio della parola di saggezza che io cominciai a dire e dico a coloro che dimorano sulla terra. Quindi vedete che c'è questa rivelazione, e dove dalla terra tu ricevi queste parole che vengono dal grande patriarca, che è colui che detiene le conoscenze più importanti. Voi pensate che il libro dei Giubilei fa risalire i segreti dell'astronomia a Enoch, il quale Enoch per fortuna li ha rivelati a chi? Ad Abramo, il quale Abramo li ha rivelati poi ai Caldei, ma Abramo giunge in Egitto e in Egitto sarà lui che rivelerà anche agli egiziani i segreti dell'astronomia. Questo sarà poi un polemo che lo dirà. Capite che, caspita, allora chi ha in mano i segreti delle stelle, i segreti del cielo? Ce li ha Enoch,
che in un libro li passa ad Abramo e Abramo li insegna alle altre culture, sia alla Mesopotamia sia all'Egitto. Capite che è tutto un lavoro di interpretazione giudaica per dire la cultura più forte siamo noi. Ritornate a quello che vi ho detto prima, il discorso delle biblioteche e tutto. Cioè la biblioteca di Alessandria, che fu la biblioteca più potente, venne costruita a partire da Tolomeo I Sotere e poi Tolomeo II Filadelfo. Siamo a partire grosso modo dalla fine del secolo IV e in tutti questi decenni, e Tolomeo Filadelfo comunque siamo attorno al 280. Allora voi notate che in tutta quest'epoca viene messa in piedi non solo la struttura muraria, ma proprio la raccolta dei testi, quando viene tradotta anche la Torah. Ma la tradizione ebraica aveva già la sua testualità, l'aveva già prodotta la sua testualità, notate, e aveva già le sue, tra virgolette, biblioteche, che vuol dire la biblioteca del Tempio, dove custodivano i loro testi sacri. Quindi che cosa fa la tradizione giudaica, che aveva davvero un'autocoscienza molto molto alta a motivo di questo Tempio che ritenevano l'unico Tempio che vantava il fatto di attirare anche dall'esterno molti pellegrinaggi e molte persone, perché era l'unico Dio, questa visione contrastante con le figure diciamo polimorfe del divino, che vuol dire quindi politeiste, e invece la difesa di Adonai come il Dio di Gerusalemme, il Dio del popolo giudaico. Ecco che questa visione produceva una forte autocoscienza nel popolo giudaico. Questa forte autocoscienza evidentemente era già in concorrenza con le altre coscienze delle altre popolazioni. Quindi il popolo giudaico comincia a produrre con le proprie testualità, non solo in ebraico, in aramaico e soprattutto in greco, dei testi che inizieranno a dire: noi siamo venuti prima di voi. Quindi l'inventore dell'alfabeto non sono stati i fenici, capite? È stato Mosè a creare l'alfabeto, e avere creato l'alfabeto significa avere dato all'umanità lo strumentario, la scatola degli attrezzi per poter scrivere, per poter poi parlare, poter esprimersi. Quindi la cultura ha il suo cifrario nell'alfabeto. Quando le culture iniziano ad arrivare, l'idea del ridurre al minimo possibile, pensate all'alfabeto ebraico, sappiamo che 22 lettere sono pochissime di per sé. Ecco, riduci al minimo possibile le lettere dell'alfabeto per poter scrivere di fronte il numero innumerevole di ideogrammi, capite, di fonogrammi, eccetera. Tu riduci a un numero pochissimo, perché si possono comporre tutte le parole di questa terra. Attraverso questa tabellina tu sei capace di descrivere la realtà. Noi non ci pensiamo, questa era un'invenzione pazzesca che fa percepire al popolo che detiene questi segreti il fatto che ha in mano la conoscenza, la verità, in mano la realtà, in mano la storia, in mano tutto, la conoscenza di tutto ciò. Ecco, allora dobbiamo metterci proprio in questo contesto. Quindi è chiaro che più tu ti metti dentro questa articolazione dei segreti e delle conoscenze, più scrivendo dei testi immaginifici, diciamo così, tu hai l'impressione di offrire delle conoscenze assolutamente esoteriche, che hanno bisogno di un codice di decodifica. Allora Enoch svela: ascoltate o antenati e vedete o posteri, vedete che lui è ciò che c'è prima, antenati fino ad Adamo, e posteri, quelli che vengono dopo, Matusalemme in avanti. Le parole sante che io dico al cospetto del Signore degli Spiriti, che vuol dire che c'è una presenza, Signore degli Spiriti, rimanda all'Altissimo. È meglio dire queste cose prima e anche i posteri. Noi non ostacoleremo all'inizio della saggezza, quindi sempre chi c'è prima e chi c'è dopo. Vuol dire quindi che Enoch non trattiene per sé le conoscenze, ma Enoch fa la trade union tra le conoscenze che vengono prima e per quelli che vengono dopo. Fino ad ora non è stata davvero data dal Signore degli Spiriti la sapienza che ho ricevuto secondo quanto pensavo e secondo quel che voleva il Signore degli Spiriti, dal quale mi è stata data la porzione di vita eterna. E dice: ebbi tre parabole e io cominciai a dirle a quelli che vivono sull'asciutto, cioè la Bashan, la terra asciutta. Ecco, allora qui ti annuncia il fatto che
sono tre parabole. Cosa significa tre parabole? Sono tre discorsi, sono tre comunicazioni con diciamo tre argomenti articolati, ecco, dove al primo diciamo al primo argomento corrisponde una visione relativa al futuro, collocato in rapporto al regno di Dio, poi anche la visione emergerà più volte la figura dei giusti, anche successivamente la figura degli spiriti, anche degli angeli, e quindi noi vedremo che in questa prima parabola, che tutto sommato è abbastanza ristretta nella sua testualità dal capitolo 38 al capitolo 44, non capiremo molto, anche perché il linguaggio è molto immaginifico e ci porterà ad osservare rivolto alla terra però tutti dei movimenti che hanno a che fare con le visioni celestiali. Ecco, la seconda è quella che ci interesserà di più invece, perché è quella che mette in campo direttamente le figure del figlio dell'uomo, dell'eletto, parlerà del Signore dei giorni, poi parlerà anche del Messia. Sono tutte delle espressioni che sentiremo più nostre per il semplice fatto che i nostri testi sacri ci parlano di queste cose, capite? Allora, siccome ci parlano anche di queste cose, le sentiremo più affini alla nostra mentalità, ma è tutto un problema di riconoscere i testi fondatori oppure non riconoscerli, perché la tradizione etiopica sente invece affini anche le cose che leggiamo nella prima parabola, perché appartengono ai loro testi sacri. E poi, niente, poi approdando invece all'ultimo testo, ecco, abbiamo a che fare un po' con ripresa anche del tema della sofferenza, il diluvio, eccetera. Allora, vediamo un po' questa prima parabola, cosa dice. Prima parabola: quando apparirà l'assemblea dei giusti e i peccatori a causa del loro peccato, saranno giudicati e scacciati dalla terra. Quindi l'assemblea dei giusti è chiaramente opposta all'assemblea dei peccatori. Allora qui noi cominciamo a notare che viene posto in essere una contrapposizione, che è la tipica contrapposizione che noi vediamo sia nell'Antico Testamento, ma ritroviamo anche nei discorsi escatologici o apocalittici neotestamentari. Quello più noto, come sapete, è Matteo 25. Matteo 25: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, separerà, come ricordate, i giusti dagli empi, da una parte, dalla parte destra, quindi ci sono le pecore, dalla sua parte sinistra ci stanno i capri, e li dividerà, perché bisogna fare giustizia. Allora voi notate che quella modalità di fare giustizia è esattamente tra giusti ed empi, che è la tipica modalità che stava nella Torah. Quindi questa è la proiezione della sapienza della Torah alla fine dei tempi come elemento di giustizia molto semplice, che ha a che fare con tutta la teoria che afferisce la teologia, che afferisce la teologia della retribuzione. Il libro dei Salmi è tutto impostato sulle due vie, sapete, la teologia cosiddetta deuteronomista si muove in questa direzione. Quindi qui siamo in piena teologia giudaica, diciamo. Quindi a causa del loro peccato saranno giudicati. Quando si dice giudicati, in questo senso sono condannati, quindi il termine giudicato, giudicare vuol dire condannare, e scacciati dalla terra. E quando apparirà il giusto al cospetto dei giusti eletti, quindi vede che come Dio è giusto, gli uomini seguono il giusto, sono giusti. Loro sono gli eletti da Dio, che è il giusto, quindi la categoria di elezione è un'altra categoria importantissima nell'Antico Testamento, che è la categoria che guida la storia della salvezza. Quindi la storia della salvezza sta in piedi perché c'è un Dio che elegge, non solo che chiama, ma che elegge. E l'elezione di Dio tante volte è un mistero, è insindacabile, e non è chiaro il motivo per il quale Dio decide di eleggere un figlio invece dell'altro, perché sceglie Giacobbe invece che Esau. Quindi va tutta una serie di scelte che vanno contro invece le scelte tipiche del padre, perché al padre corrisponde il primogenito. Come mai invece Dio fa delle scelte che sono controcorrente rispetto alla logica della primogenitura che sta dentro, peraltro anche nella Torah di Mosè? Ecco, e qui nasce tutto il problema delle scelte di Dio. Quindi queste azioni dipendono dal Signore degli Spiriti, apparirà la luce
ai giusti e agli eletti che vivono sulla terra, dove sarà la sede dei peccatori e dove sarà il luogo di riposo per gli spiriti che hanno rinnegato il Signore. Ecco, quindi c'è il punto, esattamente come lo vedete, è dove collocare in pratica, anche logisticamente, potremmo dire, coloro che sono i dannati. Notate questa domanda, questa affermazione, perché qui la rivolta in domanda, ma sta di fatto che fa emergere il problema, cioè del luogo dei dannati, come anche il luogo dei giusti, è già il far emergere che cosa? Quello che può essere la speculazione che prende luogo proprio in questo periodo, perché è in questo periodo, a partire dal primo dopo Cristo, che si assume la coscienza che l'impostazione tradizionale dei luoghi non funzionava più, perché l'impostazione tradizionale, non credendo a una vita oltre la morte, aveva risolto in questa maniera, cioè che sottoterra vanno gli umani, capite che muoiono, in cielo stanno gli spiriti, Dio è in cielo e coloro che vivono stanno sulla terra. Ma quando invece, a partire già da alcuni secoli prima di Cristo, in particolare dal secondo secolo, iniziano ad emergere tutti quei testi che affermano di una vita oltre la morte, allora è un bel problema, perché non è più come prima che una vita dignitosa oltre la morte, non solo, cioè una presenza oltre la morte che è sottoposta a giudizio, quindi c'è il problema del giudizio dopo la morte, quindi non soltanto una sopravvivenza dell'uomo oltre la morte che più o meno la credevano anche prima, una sopravvivenza passata sotto negli inferi, nell'Ade, però insomma i morti in qualche maniera diciamo che respiravano un pochettino, ecco, ma non era vista come una vita di fatto, era un essere nel regno dei morti. Ma quando invece emerge la coscienza di un giudizio di questa persona che pur essendo morta si deve presentare dopo morta al giudice supremo, e allora lì il problema cambia, perché se questa supera il giudizio ed è proclamata giusta, allora è chiaro che gli viene dato in premio la vita, e la vita è per sempre. Se invece è proclamata empia, e qui c'è il problema, che se ne fa? Allora le soluzioni, come sapete, possono essere o che rimorirà un'altra volta, c'è la teoria della seconda morte, e quindi finisce lì, e vivono solo i giusti, oppure che ci sia un luogo anche per loro, e capite? Per cui se rimorirà un'altra volta, ho risolto il problema, cioè non devo neanche star lì a trovare dove mettere. Ma se invece loro sono condannati per sempre, nasce il problema dove metterli. Per cui l'inferno come luogo dei condannati nasce dal fatto che non viene ipotizzata l'idea di una seconda morte, cioè una seconda morte che stronca per sempre, ma c'è un continuare a vivere nella pena, continuare a vivere nell'essere in pratica nella sofferenza. Quindi questa è la condanna per sempre dei dannati. L'inferno, ripeto, nasce come idea sia logistica sia esistenziale, quindi diciamo anche come idea esistentiva di una realtà di punizione che rimane oltre il giudizio di Dio, che divide tra i giusti che vivono nella felicità, potremmo dire, nella gioia, nella gloria, e gli altri che sono dannati. Ma il per sempre è per tutti e due, non è soltanto per un gruppo, capite? Ecco, allora questi problemi nascono, ci siamo creati perché abbiamo cominciato a dire che l'uomo vive oltre la morte, capite? Se invece fosse stato il giudaismo di prima, tranquillo, sereno, se la giocavano di qua tutta e poi andava come andava, ma finiva lì tutta quanta la storia. Da quando si sono aperte le ipotesi di una vita oltre la morte, è sapete che si è complicata la situazione. Adesso mi sembrerò un pochettino canzonatorio, mi sembra quasi, mio dire, un po' miscredente, ecco, l'ho detto appositamente in termini anche un po' provocatori per dirvi che la posizione della tradizione cristiana è una posizione che si va a collocare esattamente sull'onda lunga di questa chance, di questa
come dire, di questa presa di posizione che nasce non tanto tempo prima della venuta di Cristo, cioè che è quella che crede in una vita oltre la morte. Allora noi dobbiamo essere coscienti che come cristiani abbiamo abbracciato la posizione di fede di Gesù su queste cose, capite? Quindi noi di fatto abbiamo seguito quello che era la posizione del giudeo Gesù circa che ne è della vita oltre la morte, col fatto che noi riconosciamo che lui è il primo che ha superato le barriere della morte, perché riconoscendolo come risorto abbiamo complicato ulteriormente il sistema, capito? Perché la resurrezione veniva collocata come la figurazione del premio di una vita data per sempre a coloro che erano i giusti, capite? Per cui io risorgo per la vita, ok? Altri sarebbero risorti per la morte, intanto. Ora, che Gesù sia risorto al terzo giorno per la vita in questa storia significa che il teorema cristiano dell'aldilà si è complicato ulteriormente. Perché? Perché diversamente da quello che poteva essere l'attesa farisaica nella quale si colloca la predicazione cristiana, che rimanda alla fine una resurrezione che è anche collettiva dei morti, capite? Quindi collegata anche alla resurrezione dei corpi, resurrezione dalla morte dei corpi, noi annunciamo invece che questa è già avvenuta subito, diciamo al terzo giorno, e quindi questa cosa significa che la speranza di una resurrezione alla fine, che nessuno potrà controllare perché sarà alla fine, per la fede cristiana invece è già controllata, ti è già data, è una garanzia del già dato. E questo, se da un certo punto di vista è ciò che ha permesso la messa in moto di un giudaismo diverso immediatamente e che ha rotto con i giudaismi, progressivamente ha rotto con gli altri giudaismi a partire dal giudaismo farisaico, perché entrava in profonda concorrenza con gli altri e forse anche gli esseni, con gli altri che credevano a questa vita oltre la morte, a questa resurrezione, e oltre a credere vita oltre la morte ti ha già presentato il pacchetto resurrezione come pronto, e capite, oltre a essere entrato in concorrenza con questi giudaismi lo entra con tutti, ma si va a stagliare una strada sua sempre di più propria, e se ha avuto successo questa cosa, dall'altra però ha creato molti problemi. Perché ha creato molti problemi? Ha creato il problema dell'escatologia rimandata, perché se lui è risorto dopo tre giorni, insomma, noi possiamo aspettare degli anni, capite? Ecco, e questa qui adesso lo sto analizzando, guardate che è la situazione della tensione escatologica dei primi credenti, dei primi cristiani, che è la stessa esperienza che Gesù aveva fatto con i suoi, cioè di sentire che i giorni erano prossimi di questo regno che sarebbe compiuto. Eravamo alla fine del tempo, capite? Siamo alla fine del tempo. Quindi questa percezione di essere alla fine del tempo, Gesù l'ha comunicata, l'ha vissuta, l'ha passata ai suoi, e i suoi hanno cominciato a dire che aveva ragione, tant'è che lui è risorto e ha promesso di essere qui con noi, e presto anche noi saremo con lui. Questa cosa va avanti degli anni nella predicazione della comunità primitiva, e i nostri testi neotestamentari nascono dentro questa tensione escatologica, e quindi se noi abbiamo tutti questi input è proprio perché c'è l'impresa diretta, questa percezione di un qualche cosa che doveva venire di lì a poco, ecco. E certo, come dicevo, la fregatura è che poi quel di lì a poco sembra che non sia venuto. Allora, come la mettiamo? Questo è il disagio, diciamo, che poi nasce su questa escatologia ritardata o rimandata. Non so se ho reso l'idea, però la posizione è esattamente questa, cioè sono argomenti veramente che ci superano e nessuno riesce a dominare bene, però penso che bisogna un po' mettersi in questa ottica per riflettere su questi elementi. Poi intanto vi apro queste parentesi, ma è per gustare un po' questi testi che se li leggo tutti di fila sono un po' mattone. Meglio sarebbe, riprendo, se non fossero nati, ricordate, sono queste maledizioni che anche Giuda si ritrova, e quando saranno rivelati i segreti dei giusti,
i peccatori saranno giudicati e gli empi saranno scacciati davanti ai giusti e agli eletti. Quindi di nuovo ribadisce l'idea che di qua e di là, cioè l'idea proprio della spaccatura netta tra gli uni e gli altri, e questa modalità del dividere bianco dal nero è una modalità che è facile da comunicare, comoda da comunicare, è quella che, come dire, fa breccia più facilmente, ma da sempre in tutti quanti i sistemi, cioè se un sistema vuole, tra virgolette, vincere, deve comunicare bianco e nero. Noi stiamo col bianco, se il nero intendiamo la morte, stiamo di qui. Quando tu cominci a mettere livelli di grigio è un disastro, cioè se tu dici bisogna discernere eccetera, non te la cavi più, perché lì entri nel, come dire, nel non capire bene, ecco, lo dico perché capisco bene la difficoltà dell'attuale Papa, che si trova in una cultura nella quale c'è il misto, cioè c'è proprio la zizzania con il buon grano, che davvero non capisci bene quella zizzania, il buon grano, quello con la non zizzania, cioè non capisci bene che cosa distinguere tra il bene e il male. È che il tempo della storia è fortemente segnato da questi aspetti, che non sai se è zizzania oppure il buon grano. Gesù era perfettamente cosciente di questa cosa, dice di lasciarla crescere, però alla fine, arriva alla fine, è chiaro dove sta il buon grano e dove sta la zizzania, quindi il bianco e il nero è. Ed è chiaro che quando tu proclami queste cose, se le proclami in termini apocalittici, le devi proclamare col linguaggio della chiarezza, bianco e nero, non ci sono i grigi. E quindi qui voi vedete che è sempre bianco e nero, è tutto così, per cui viene fuori quel tipico linguaggio che è quello del giudizio. Ed allora coloro che posseggono la terra non saranno potenti e superiori e non potranno vedere la faccia dei santi, questi sono ingannati, perché la luce del Signore e degli spiriti apparirà sulla faccia dei santi, dei giusti e degli eletti. Quelli che posseggono la terra sono qui condannati, quelli che pensano di possedere la terra, cioè i potenti della terra. E allora i re potenti saranno dispersi, quindi vedete che ha rovesciato i potenti dei troni, cioè l'intervento di Dio che si è messo dalla parte dei giusti, che evidentemente sono invece perseguitati dai potenti e consegnati nelle mani dei giusti e dei santi. Vedrete poi quando dovremmo riferire di Daniele cosa vuol dire l'essere dalla parte dei perseguitati, ma sono poi riscattati perché sono stati scelti, selezionati da Dio per essere i vittoriosi, messi dalla parte della vittoria. Ed allora non vi sarà chi per loro impetri perdono dal Signore degli spiriti, poiché sarà finita la loro vita. Cioè chi si è comportato così, da arrogante, da potente, da assassino eccetera, poi non può sperare che chi ha massacrato possano pregare per loro. Cioè capite, non viene fuori una visione di misericordia come noi la pensiamo, no, cioè tutto il tema del perdono, della misericordia, quando abbiamo a che fare con gli ultimi tempi, col giudizio finale, non funziona più. Cioè la misericordia va giocata finché c'è tempo, dopo, quando i giochi sono fatti, chi ci pensa il Signore subentra il giudizio. È da qui che nasce tutto il contrasto tra il Dio giudice e il Dio misericordioso, che noi opponiamo, perché abbiamo un tipo di linguaggio che non fa più funzionare il perdono, dove ti sei comportato bene, bene, viene riconosciuto male, viene riconosciuto male, e quindi il giudizio è fatto. Nel giudizio fatto non si gioca più la misericordia, capite? E noi produciamo un effetto su questi testi che è esattamente di contrapposizione tra il modello misericordioso di perdono e il modello invece del giudice che non perdona. Ma anche qui ancora una volta il problema è la nostra ricezione, non è la produzione dei testi loro, perché loro mettevano assieme queste dimensioni, e noi abbiamo gli importanti testi del Nuovo Testamento, specie, come sapete, il Vangelo di Matteo, che sa far funzionare questi due livelli, che è quello del giudizio retributivo con il discorso del perdono, ma bisogna articolarli bene. Ma adesso non apro questo capitolo perché l'ho già letto anche altre volte, che è articolabile nella tradizione giudaica. Quindi quando noi leggiamo questo tipo di testi dobbiamo sapere che funzionano con un certo linguaggio,
altri con un altro linguaggio, i Vangeli hanno mixato questi linguaggi. Quindi i Vangeli dobbiamo tenere presente che mixano come l'Antico Testamento il linguaggio dello Yom Kippur, che è quello in pratica dell'espiazione, che vuol dire quindi del condono e del perdono, con il linguaggio del giudizio, cioè del giudizio di condanna. Quindi si mettono assieme questi linguaggi e una volta emerge uno, una volta emerge l'altro, e sono articolati assiologicamente questi linguaggi, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Noi che non siamo abituati invece ad articolare questi linguaggi, la teologia che non è abituata ad articolare questi linguaggi preferisce risolverlo in fretta vedendo un'immagine, che ne so, di Dio che è giudice, un'immagine di Dio che è misericordioso. È andato avanti tantissimo tempo a spaccare questa duplice immagine. Da Marcione in avanti è stato prodotto esattamente un'immagine antitetica di Dio, e non si fa giustizia né all'Antico né al Nuovo Testamento ragionando in questi termini. E passiamo al capitolo successivo, dove dice: in quei giorni i figli eletti. Allora, i figli eletti appartengono invece probabilmente alla schiera angelica, quindi ha a che fare con i giusti, e dal momento che dice eletti e santi scenderanno dai cieli eccelsi, allora questi sono gli eletti tra gli angeli, cioè tra le creature celesti, non sono certamente gli angeli decaduti. E la loro discendenza sarà unica con quella dei figli degli uomini. In quel tempo Enoch prese i libri dell'indignazione dell'ira e i libri della trepidazione e del turbamento. Non vi sarà per essi misericordia, disse il Signore degli spiriti. Allora una nuvola e una tempesta di vento mi rapì dalla faccia della terra e mi pose al confine del cielo. E vedete che allora viene posizionato, come si dice, in relazione al cielo, tra il cielo e la terra, e colà vidi un'altra visione: la sede dei giusti e il luogo di riposo dei santi. Quindi vedete che c'è la sede dei giusti, quello che noi chiamiamo il paradiso in sostanza. Colà i miei occhi videro le loro sedi insieme con gli angeli, vedete, e i loro luoghi di riposo insieme con i santi, e pregavano. Ecco, allora abbiamo i figli eletti e santi, quindi qui abbiamo coloro che sono i giusti e che stanno assieme agli angeli e ai santi. Quindi tradotto significa che vedo gli umani che vengono riconosciuti giusti, santificati, che stanno assieme agli angeli, anch'essi sono santi. Santi vuol dire separati, separati dagli empi, separati dall'impietà, separati dalla morte, tutta una serie di separazioni che vanno a qualificare proprio queste persone. Cosa facevano? Pregavano. Eccolo, perché è importante questo passaggio? Perché voi sappiate che se voi leggete il testo dell'Apocalisse avete tutta una serie di raffigurazioni di liturgie celesti, dove avete la preghiera dei santi che sono i salvati, ma avete anche la schiera degli angeli che pregano. Quindi schiere di angeli che sono creature celesti, quindi anche invisibili e immortali, e invece schiere di santi che sono creature terrestri, collaborano assieme. E cosa significa questo stare assieme degli angeli santi con gli uomini santi? Significa in pratica che noi arriviamo al dunque del rivedere l'esito della creazione originaria, cioè la creazione che è stata creata tutta buona, ma aveva le creature celesti e le creature terrestri. A causa di alcune creature celesti, le creature terrestri, in questa visione, le creature terrestri vengono corrotte. Alcune creature terrestri seguono la schiera di queste creature celesti che vengono cacciate dal cielo e sprofondate quindi negli inferi, e questa è la parte, notate, degli empi, quelli che sono giudicati per la morte, mentre gli altri, le creature celesti, gli angeli santi e le creature terrestri che hanno seguito la parola del Signore, quelli in cielo sono rimasti fedeli a Lui, sono gli angeli vigilanti, quelli della terra sono coloro che hanno ricevuto la parola, sono rimasti fedeli a Lui, e allora tutta questa parte è la parte dei salvati,
cielo e terra sono entrambi salvati e sono collocati in questo luogo, come vi dice, al confine, che fa capire che tra cielo e terra. Quindi imploravano e intercedevano per i figli dell'uomo, e la santità defluiva come acqua innanzi a loro e la misericordia come rugiada sulla terra. E la misericordia viene fuori come il dono, cioè il dono salvifico, Dio che ha questo sguardo di misericordia su di te. Così è fra loro per l'eternità. E questa parola dell'eternità vuol dire oltre il tempo. Noi quando utilizziamo eternità includiamo il prima e il dopo del tempo. Ecco, invece quella di immortalità vuol dire oltre il tempo, dal tempo al futuro, oltre il tempo. Allora, la teoria dell'eternità è perché va a racchiudere che cosa? La protologia e l'escatologia. Ecco, si utilizza la categoria dell'eternità, perché come vi ho spiegato, protologicamente parlando, sono state create tutte queste creature e ora le ritrovi nella escatologia, nella parte finale. E in quel tempo i miei occhi videro il posto degli eletti di giustizia e di fede, e la giustizia era i loro giorni, e gli eletti e i giusti erano innumerevoli al suo cospetto per l'eternità. Basta una fotografia, diciamo, della visione dei salvati, dove avete sempre la categoria della giustizia che viene fuori in modo martellante. E vidi la loro sede sotto le ali del Signore degli Spiriti. Quindi notate, questo Signore degli Spiriti ha delle ali. E questo aspetto delle ali lo trovate che è molto vicino a tutta la raffigurazione delle figure angeliche, certamente, ma delle figure dei cherubini, che sono la presenza dello Spirito di Dio anche nei nostri testi, da Ezechiele fino all'Apocalisse. Quindi sono queste figure angeliche che erano collocate all'interno, i quattro viventi dell'Apocalisse, all'interno del Tempio. Allora, quando si parla di ali, dovete tenere presente che sono le raffigurazioni che loro vedevano nel Tempio, perché gli unici animali che potevano essere raffigurati nell'ambito sacro del santuario e del santo, fino al cospetto del santo dei santi, erano proprio i cherubini, come ricorda sia la presentazione del Tempio di Salomone, come a maggior ragione la visione del Tempio di Ezechiele, capitolo 40 in poi. I cherubini sono poi descritti con un'unica fattezza in sostanza, che una di angelo e l'altra è di leone, quindi la figura leonina, la figura teriomorfa appunto del leone, è quella, come dire, dell'animale per eccellenza che viene raffigurato all'interno del Tempio. Allora queste quattro fattezze, perché qui parla di le ali degli spiriti, e poi vedrete che vengono enunciati proprio come quattro in relazione anche a queste ali. E ricordatevi che anche i quattro viventi, che rimangono le fattezze, come sapete, di uomo, le fattezze di leone, di bue e di aquila, sono le raffigurazioni di tradizione biblica, ma anche qui cominciamo a echeggiare un qualche cosa del genere. Quindi sono queste ali del Signore degli Spiriti, e tutti i santi e gli eletti innanzi a lui splendevano come luce di fuoco, e la loro bocca era piena di benedizione, e le loro labbra laudavano il nome del Signore degli Spiriti, e la giustizia davanti a lui non finiva mai. Volli restare colà, e la mia anima amò quella residenza, poiché là era la mia parte fin da prima, dato che così era stato stabilito a mio riguardo innanzi al Signore degli Spiriti. Cioè, mi trovavo bene lì dove sono ritornato, perché era il luogo dove sono stato tratto, essendo stato portato dalla terra verso il cielo, tornando Enoch. E in quei giorni laudai ed esaltai con benedizione laude il nome del Signore degli Spiriti. Quindi vive questa esperienza liturgica di lode continua, perché è di questo che si sta parlando, perché egli mi aveva confortato con benedizione e lode secondo la sua volontà, e i miei occhi guardavano a lungo. Notate l'esperienza della visione, che è centrale in tutti questi testi. Guardavano a lungo quel luogo, e io lo benedissi dicendo: benedetto, benedetto dal principio fino all'eternità. Tanto protologia ed escatologia.
e davanti a lui non v'è fine. Egli conosce, prima che il mondo sia creato, che cosa esso sia e che cosa sarà nei secoli. Ti benedicono quelli che non dormono e stanno invece in piedi innanzi alla tua gloria, e ti benedicono, ti lodano, ti esaltano dicendo: santo, 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 il Signore degli eserciti riempie la gloria degli spiriti. Ora, se voi prendete Isaia al capitolo sesto, che è la visione della vocazione di Isaia, nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio, attorno a lui stavano dei serafini, che sono le altre figure citate solo qui, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'un l'altro: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Quindi vedete che anche qui noi abbiamo questa eco del testo di Isaia, ma Isaia sta riproducendo una visione che è avvenuta dove? Nel Tempio, siamo nel Tempio, siamo addirittura nell'apertura del Santo dei Santi, perché il tipo di visione è da sommo sacerdote, offrendo l'immagine di Dio nel Santo dei Santi. Ora, tenete presente una cosa molto importante, che la letteratura cosiddetta apocalittica, questo tipo di letteratura, si ispira fortemente alle liturgie del Tempio. Quindi tante volte, per decodificare che cosa stanno dicendo questi testi, bisogna entrare nella logica e nella visione degli elementi che c'erano all'interno del Tempio, come anche il testo dell'Apocalisse di Giovanni lo capisci se tu hai presente le liturgie del Tempio, hai presente la locazione del Tempio, presente gli arredi del Tempio, la struttura del Tempio, i significati di tutti gli arredi del Tempio. Allora, solo se sei collocato sul piano del sacerdozio di Gerusalemme e il funzionamento nell'ambito del Tempio riesce a decodificare una serie di indicazioni che ti vengono date a questi testi. Diversamente davvero la difficoltà a collocarle. Cioè, cosa vi voglio dire? Voglio dire che mentre nell'atto di lettura noi abbiamo l'impressione di trovarci, capite, in quel luogo che è sulla soglia tra la terra e il cielo, e lì sono collocati esattamente i santi assieme agli angeli, se io vi dico che cosa poteva essere per il sacerdote questa collocazione quando entrava nel Tempio, inizia ad avere anche il suo senso come locazione. Perché quando il sacerdote entrava nel santo aveva l'impressione di salire il cielo, perché c'erano esattamente l'accesso ai sette cieli, che erano raffigurate nel candelabro, le sette braccia. Ogni cielo aveva un pianeta, e quindi al centro c'era il pianeta Sole, cioè il quarto raggio del candelabro rappresentava proprio il Sole, fino ad arrivare a Saturno, e approdando a questi sette cieli tu dovevi metterti al cospetto dell'ottavo cielo. L'ottavo cielo era limitato proprio da una cortina. La cortina era quella del velo del Tempio, che si spezzò a motivo della morte di Cristo in croce, vi ricordate? Che era quello che separava il Santo dei Santi dal Santo. Ora, quel velo del Tempio era importantissimo, perché era esattamente quello che separava tutta il firmamento dalla terra. Quindi oltre il firmamento c'era l'ottavo cielo. Il firmamento raccoglieva tutti i sette cieli. Tu dalla terra, fuori dal tempio, se non eri sacerdote, vedevi un altro velo, che era il telo babilonese, che ti raffigurava tutte le costellazioni e ti faceva capire come, alzando la testa in cielo, così guardando il tempio, vedevi di essere davanti al cielo. Ma quando il sacerdote entrava, faceva il suo itinerario verso i cieli e arrivava effettivamente al cospetto dell'ottavo cielo. Ora, quando
prima il nostro autore dice che vede questi santi, la sede dei giusti e i luoghi del riposo dei santi, che viene collocata, dice: allora una nuvola e una tempesta di vento mi rapì dalla faccia della terra e mi pose al confine del cielo. Dov'è il confine del cielo? Si trova tra il settimo e l'ottavo cielo, perché oltre non si va. Il confine del cielo è esattamente al cospetto del santo dei santi, ed è il velo di separazione, ed è il luogo, capite, più vicino, è già l'essere, al, ripeto, di fronte alla liturgia. Ed è per questo allora che lui sta lì e vede tutta la liturgia, perché vuol dire che accede come sommo sacerdote all'ottavo cielo, accede proprio al cospetto di Dio. E anche i santi, viene detto che ormai sono anche loro arrivati fino lì, vengono portati al cospetto di Dio. E capite che c'è tutto un cammino da fare, che è dalla terra verso il cielo, e sei di fronte a lui nella lode, ecco, quindi senti questo santo, santo, santo. Però vi ho portato in Isaia per vedere che la loro immagine del micro universo, che era il Tempio, era l'esperienza che il sacerdote faceva, che era quella di salire verso il cielo, perché il Tempio era l'osservatorio astronomico per eccellenza nelle culture antiche, quindi era il luogo di incontro tra la terra e il cielo, diventava lì, come essere assuno, dice l'osservatorio astronomico, lì il piccolo tempio, cioè avevi in pratica il luogo del controllo tra la terra e il cielo. Ecco là, i miei occhi videro tutti quelli che non dormivano e stavano in piedi innanzi a lui e lo benedicevano dicendo: benedetto tu e benedetto il nome del Signore nei secoli, perché in cielo non si dorme più, si sta sempre svegli. Sempre svegli, perché il sonno è metafora della morte. I risorti stanno in piedi, non possono più sdraiarsi, e loro devono essere tutti in piedi. Lì ti prendi delle stampelle per resistere un po', però non puoi più sdraiarti, quindi devi essere in piedi, ecco. Ci si siede per il giudizio, per cui sono i seggi del giudizio, ma per il resto tutti in piedi, per cui quelli che vengono giudicati sono tutti in piedi e poi sono degni di stare in piedi, notate. Quindi l'agnello che non è, perché è l'unico seduto, chi è? Eh sì, è l'unico che si, che lui è lì di una vita, capite? E quindi ha anche ragione, di stare seduto, scherzo. Però colui che sta seduto, esattamente il re, il potente, ma nell'Apocalisse l'agnello è raffigurato come colui che è sgozzato ma sta ritto, sta in piedi. Quindi se il salvato, che è il primo dei salvati, sta in piedi, tutti gli altri, la schiera, la moltitudine deve stare in piedi. Vidi, ecco, una estrema moltitudine, ma sono in piedi questi, Ok, e quindi per questo che dice che non dormono, vedete, occhi vedono quelli che non dormivano e stavano in piedi innanzi a lui. Benedetto tu e benedetto il nome del Signore dei secoli, e il mio volto si trasformò fino a quel momento in cui non potete più vedere. C'è un paradossale che la Roma, che normalmente alla massa di fedeli appare come la più noiosa, cioè restare annessa, che tutti dicono speriamo che finisca presto, invece di perdere l'eternità. L'eternità in piedi, non è che ti puoi sedere, anche quando c'è l'omelia, stai in piedi, ridere. Vabbè, dai, chiudiamo, se guardate.